Sto guardando le planimetrie dell'edificio. È una lunga salita fino in cima. Avanti c'è l'area di accoglienza. Voglio che l'attraversi. Superi la grossa porta e raggiungi la cupola lunare. Fai del tuo meglio, Blazkowicz. Così Bobby non sarà morto invano. C'è vento forte. È il giorno sbagliato per lanciarsi. No.
lunare c'è una porta per la sezione della manutenzione. Cercala lungo la parete esterna, vicino alla cima della curva. Per la sezione manutenzione. È nel campo stellato in cima alla cupola. Riesci a raggiungerlo in qualche modo? Scorciatoie. Ah!
Speriamo che gli ascensori non abbiano subito danni dall'esplosione. Credo di aver trovato qualcosa. Che cosa vedi? Antichi manufatti, di natura tecnologica avanzata. Pergamene. Sembrano in ebraico. Credo che i nazisti stiano cercando di ricreare questa roba. C'è qualche segno identificativo? Das, Icad, Dog, Able, apostrofo, Able, Tare, spazio, Yoke, Item, Charlie, Oak, Onkel Dog. Potrebbe esserci qualcosa negli archivi, Anya. Vedi se trovi dei riferimenti a Das Icad. D'accordo. Fate attenzione. Mi piace, Blazkowicz. Bella scelta. Tu cerca di recuperare più roba possibile di questo Das Icad. D'accordo. C'è un punto di accesso che porta direttamente all'hangar. Thank you.
Nell'hangar tengono i prototipi di elicottero del progetto Whisper.
nazisti morti, robot morti. Ho distrutto tutto. Elicotteri recuperati. A bordo! Come sei sopravvissuta? Ti credevo morta. Non ricordo molto. Ricordo di aver colpito in faccia Hans Grosse. Ricordo mentre mi alzavo in aria. Per un attimo ho pensato di andare in cielo. Poi la caduta e il dolore, il peggior dolore della mia vita. Era come se gli organi interni mi uscissero dalla schiena. Non potevo muovermi. Sono strisciata via. Mi hanno trovata 3 giorni dopo in un fosso. Lunghi mesi nell'ospedale di Kreisal. Mi hanno inserito dei tubi ovunque. Un'infezione. Sono cose che non voglio ricordare. Mi dispiace per le gambe. Non temere. Ho imparato a volare. Questa è la priorità. Cos'è il Dasikad? Come possiamo metterci in contatto con loro? Anya, cosa sappiamo? Molto poco, ma ho alcune idee. Bene. Anya, tu occupati della cosa. Vlatskovic, tu le procurerai tutto quello che le occorre, va bene? William, mi serve una mano. Vieni. Ho degli indizi interessanti. Questa pergamena descrive come creare una sorta di supercemento.
È questo che i nazisti hanno usato per creare tutte quelle loro mostruosità? Sì, tutte, anche questo luogo. È l'unico cemento che utilizzano. Ecco come hanno creato così in fretta queste città. Ora che sappiamo da dove proviene, mi servirà un campione da studiare. Puoi cercare un pezzo di cemento esposto che abbia segni evidenti della muffa. Dovrebbe essere abbastanza poroso da tagliare via un campione. Tutto ciò che vuoi. Inoltre, c'era un elenco criptato di membri del Das ICAD durante la guerra in Polonia. Devo confrontarlo con i registri ufficiali tedeschi dei cittadini ebrei durante il periodo tra il 1939 e il 45. Guarda se i registri sono nella stanza degli archivi. Vado subito a vedere. E c'è un'ultima cosa. È importante. Cosa? Questo è tutto. Ora puoi andare. Ti servono le chiavi, idiota. Ci è entrato Fergus Reed prima. L'ho visto. Aveva le chiavi. Fergus, mi servono le chiavi degli archivi. Le hai tu? Sì, aspetta. Marta! Tutto ok, Fergus? Sto invecchiando, Blazkowicz. Non so quanto potrò andare avanti così. Ce la faremo, possiamo ancora farcela. Sì? Per quanto ancora? Qual è il problema, Fergus? Non lo so. Niente, tutto. Penso a quel ragazzo, il soldato Wyatt. Dovrebbe esserci lui qui, non io. Era giovane. Aveva il potenziale, poteva garantirci un futuro. Noi due siamo delle fottute mummie del passato. Tiriamo avanti per pura forza di volontà. Secondo te ho sbagliato? Beh, è dannatamente ovvio, no? Ero pronto a morire, sarei morto con gioia. Mi ero fatto il culo per salvare quel ragazzo, Blazkowicz, e tu l'hai sacrificato in un attimo. Ricordi Prendergast? Quel fottuto ragazzo poteva sopravvivere a tutto. E ora è morto. Sono tutti morti, cazzo! E tu sei rimasto con questo inutile scheletro. Voglio dire, dimmi qual è la soluzione a lungo termine, eh? Chi continuerà quando saremo troppo conciati per continuare a portare la fondina? Vattene via, devo riposare. La tua ombra da scimmia mi oscura i pensieri. Divento più stupida vicino a te. Trovato il campione di cemento. Credo ci sia della muffa dove tengono il velivolo. Serve una sega circolare. Deve esserci qualche attrezzo nei paraggi. Alles ist glatt und aufgeräumt. Was das innen leben von diesen Dingen? Max.
Makes aus? Das habe ich mich auch gefragt. Tutto bene là sotto? Max Horst? Una bella caduta, pezzo grosso. Ora sei nel sistema fognario. Se ti guardi intorno, troverai il modo di tornare qui, ya? D'accordo, Klaus. Al lavoro. Questa valutazione non si farà da sola. Capitano Blazkowicz. Come va, cowboy? Che diavolo stai combinando? Progetto scientifico. Stai spaventando Max! Scusa, amico. Non sapevo che avrebbe reagito così. È suo figlio? No. Beh, quasi. Non lo so. È suo figlio o no? Un tempo Klaus aveva un figlio, nato durante la guerra. Un miracolo l'ha definito. Volevano un figlio da anni, lui e sua moglie.
Sarebbe un ottimo padre per un nazista. Il bambino nacque con un piede equino. Klaus sapeva cosa questo comportasse. Pregò i medici di non informare le autorità. La polizia segreta arrivò per portare via il bambino. Klaus e sua moglie cercarono di fermarli. Sua moglie morì con un proiettile in testa. Il figlio anche. Klaus non riuscì a proteggerli. In colpa se stesso? Credo di sì. E non perdonerà mai i nazisti. Potrei passare da Max, vedere se sta bene. Giocattolo perduto. Beh, ti ho trovato. Bel gioco. A me bastava una pigna e una scatola di fiammiferi. Appartieni a Max. Ti riporto a casa. Lo so, ma ieri le patate. Un altro giocattolo perso. Era chiara, ma ora mi sembra senza senso. Le patate sono. Sogni d'oro, Max. Grazie, William. Dammi del tempo per analizzarlo. Credo di aver trovato qualcosa. Gomma? È buono. Ciliegia? No. Grazie. Überkonkrete. Il materiale da costruzione utilizzato dal Reich si basa su una tecnologia dei Das Icad, è quasi perfetto. Ma si deteriora nel tempo, sviluppando la muffa. Qualcuno sta manomettendo la miscela, qualcuno che ne conosce i segreti. L'ho analizzato e ho trovato tracce di un calcare che esiste soltanto in Croazia settentrionale. Ora, guardate qui. Si chiama Seth Roth. Appare 3 volte nei documenti dei Das Icad. Secondo i registri ufficiali è stato imprigionato a Watts nel 1941 e mandato in un campo di lavori forzati a Bellica, nel nord della Croazia. Qui le cose si fanno interessanti. Il campo di lavoro estrae calcare da una cava per la produzione dell'Überkonkrete. Credo proprio che in questo luogo troveremo Seth Roth, l'unico sopravvissuto dei Das Icad. Il problema è che ci sono molte incognite. Parliamo di un anziano. Potrebbe essere già morto. Non possiamo assaltare un luogo come quello e sperare di trovarlo prima che arrivi tutto l'esercito nazista. Quindi qual è il piano? Qualcuno deve andare laggiù e trovarlo. Sotto copertura. Qualche volontario? Sei pronto per lavorare, Blazkowicz? Che stupido. È presuntuoso. Non si può essere pronti a una cosa simile. Mit dem hier. Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht wie ein Schwerbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür, Sausack!